Mentre incredibilmente le forze di governo stanno litigando su impasti e poltrone, noi come Lega e l'intero centrodestra ci stiamo occupando di salute e lavoro. Salute per evitare che l'arrivo dei vaccini trovi l'Italia ultima in Europa, perché mancano aghi, siringhe e gli strumenti necessari a vaccinare chi vorrà farsi vaccinare. Sulla scuola è impensabile pensare di mandare tutti i nostri figli a scuola dal 7 gennaio senza aver incrementato il trasporto pubblico e ridotto il numero di bimbi nelle classi. Su eventuali chiusure, abbiamo detto al governo, se la situazione sanitaria lo richiede, procedete, però come in Germania, con rimborsi automatici per tutte le attività danneggiate, quindi non con promesse ma con fatti, in Germania fino a 10.000 euro per lavoratori autonomi e microimprese, poi il giorno del Natale tutta Europa permette alle famiglie in maniera prudente, numericamente controllata, di ritrovarsi almeno il giorno di Natale intorno al tavolo senza chiudere in casa, dividere, separare e allontanare. Quindi tutela della salute ma anche buon senso e vita, è quello che noi vorremmo per il Natale. A posto? A posto.